Vai. Buonasera a tutti, il Ministro è a vostra disposizione. Cominciamo con Davide Franceschiello, Media Terronea TV. Buonasera Mister, non posso partire che dal rammarico di questo risultato, perché sembrava la partita in pugno per questa distrazione, insomma, voglio dire, si sono persi 3 punti. Bisogna però partire pure da un altro punto di vista, secondo me, che bisogna dar merito al Frosinone di aver fatto un'ottima partita e di avere dei valori tecnici importanti, come lei ha sottolineato nella conferenza stampa pre-partita. Però il Cosenza aveva controllato bene questa gara nel primo tempo, poi nel secondo tempo, secondo me, prima del calo fisico che è stato evidente, c'è stato qualche leziosismo di troppo, qualche superficialità che secondo me ha dato ancora in più la possibilità al Frosinone di pareggiare questa partita. Sì, sono d'accordo su quello che hai detto, perché la partita è stata questa, cioè abbiamo giocato contro una squadra, come ho detto ieri, secondo me attrezzatissima, forte individualmente soprattutto, che ti può mettere in difficoltà in ogni momento perché ha grandi qualità individuali, e quindi nei duelli, negli uno contro uno, devi stare molto attento, devi stare compatto, non devi lasciare degli spazi perché sono micidiali. Tanto è vero che, dicevamo ieri, è una squadra che fuori casa ha fatto i migliori risultati. E però sono, per me, per almeno 60 minuti abbiamo fatto un'ottima gara sotto tutti i punti di vista, anche oggi. Secondo me per la prima volta, anche da un punto di vista del palleggio e del fraseggio, abbiamo fatto forse la migliore partita. E quindi poi ovviamente, certo, siamo andati in vantaggio, nel secondo tempo abbiamo perso un po' di campo, abbiamo avuto un calo, e ovviamente gli attaccanti avevano speso tanto, in questo momento abbiamo qualche defezione che ci impedisce magari di fare dei cambi più naturali, e però nonostante questo la partita la stavamo conducendo bene, anche le occasioni che loro hanno avuto sono stati, come hai detto tu, da nostri errori, e quindi questo è un po' il rammarico. Però ripeto, se devo guardare complessivamente la partita, comunque secondo me abbiamo fatto complessivamente una buona partita, e quindi sono soddisfatto, tenendo presente che ci sono queste cose, come hai detto tu, che sono sicuramente da migliorare, perché ovviamente Frosinone si è buttato in avanti e ci ha offerto, ma già nel primo tempo, delle opportunità clamorose per poter andare in porta, perché dopo loro si sono sbilanciati parecchio, e sulla riconquista palla avevamo veramente delle opportunità importanti e sicuramente non le abbiamo sfruttate bene. Pippo Gatto, nuovacosenza.com. Mister, a mio avviso, mi spoglio dai panni da tifoso e metto quelli da giornalista, il risultato alla fine è corretto per quello che si è visto in campo, ma soprattutto per i valori, perché lei quando si è girato e ha guardato la panchina, un po' oltre ai cinque infortunati che hanno pesato sull'economia della sua squadra, perché è indubbio che se spinge sulle fasce ha bisogno di ricambio, se non può fare quel tipo di gioco permette all'avversario, che è venuto ad attaccare con 4 giocatori, questo significa che abbiamo sofferto dopo l'ultima mezz'ora, ed è giusto che un po' alla fine il punto, a mio avviso, è d'oro. Però quello che volevo analizzare, adesso il Cosenza sta soffrendo nell'ultima mezz'ora, non c'è più quell'autonomia vista nel primo tempo, è perché il carico dei lavori sta andando avanti, o anche perché diciamo è normale, non avendo i cambi, che poi alla fine si paga questo prezzo, al di là del fatto che bastava poi portarla a casa senza l'errore, ma in una partita un errore, un'estrazione ci sta, sì. Visti anche i valori in campo, loro hanno tirato in porta 21 volte, tiri totali 8 contro i 2, alla fine i numeri dicono pure che il risultato alla fine è giusto. No, ma io sono d'accordo sul fatto che il risultato complessivamente sia giusto, poi è logico che ti rimane il rammarico perché eri in vantaggio e la partita comunque si stava incanalando così, come allo stesso modo, se andiamo a vedere le qualità delle prestazioni,
Col Crotone hai sofferto, con il Como stesso ci sono stati dei momenti della gara che hai sofferto, poi hai trovato il gol alla fine, però sono partite così e tendenzialmente saranno così, ma sono così tutte le gare, perché poi la squadra che va in svantaggio ovviamente si sbilancia. Come ho detto prima, noi secondo me, ma questo è successo anche ad Alessandria, è successo anche nelle partite precedenti, certamente dobbiamo migliorare nella quando recuperiamo la palla e gli avversari sono ovviamente un po' sbilanciati, oggi soprattutto, ma anche, ripeto, in altre occasioni abbiamo delle opportunità importanti per ribaltare l'azione, per concluderla meglio. Poi sbagliamo l'ultimo passaggio, sbagliamo la scelta, sbagliamo perché ci sono state anche in altre occasioni dove magari dopo il dribbling verticalizziamo e invece c'è da fare un'apertura perché loro hanno stretto troppo, quindi proprio un discorso di scelta e di migliorare queste cose, però ripeto, quindi più che di un calo fisico parlerei, certamente in questo momento abbiamo delle defezioni in alcuni ruoli che ci potrebbero consentire delle alternative durante la partita, e su questo non ci sono dubbi, però ripeto, secondo me il miglioramento che dobbiamo fare è proprio nella fase in cui gli avversari si riversano in avanti, come oggi abbiamo, ripeto, avuto delle opportunità importanti. Ripeto, secondo me, da un punto di vista, soprattutto direi 60 minuti, da un punto di vista della gestione della palla, oggi secondo me comunque abbiamo fatto, penso, la miglior partita da quando abbiamo iniziato. Mister, qualche domanda a distanza, cominciamo da Francesco Donato. Come spiega la sostituzione di Palmiero? Palmiero, non so se si può dire, aveva a cagarella, si può dire, cioè, nel senso, ha avuto a un certo momento ha avuto un problema di senteria e quindi l'ho dovuto cambiare. Perfetto. Franco Rosito, Gazzetta del Sud. Le ho già detto la domanda che è molto lunga, ma la sintesi è che il Cosenza avrebbe meritato in due partite 4 punti, se non 6, ne ottiene soltanto uno. Fino al 60esimo meglio il Cosenza, poi cambi hanno fatto la differenza. Il Cosenza avrebbe dovuto sfruttare meglio le ripartenze, poi su caso, bravo, procurato il rigore, ma troppo innamorato del pallone e va disciplinato. La sua uscita dopo la palla persa che ha dato in là un'azione di Canotto è un segnale al giocatore oppure un cambio previsto? No, non è un segnale a un calciatore. Caso è un giocatore per noi importantissimo, un ragazzo che sta facendo comunque dei grandi miglioramenti, e quindi assolutamente. Poi ho detto, è un giocatore che vive di scatti, di spunti, di intensità, e quindi è logico che a un certo punto della gara comunque spesso va cambiato, ma come credo i cambi oggi nel calcio moderno sono soprattutto, come ha detto prima, sugli esterni, sugli attaccanti, che sono comunque quelli che lavorano con grande intensità, vivono di scatti, di continui, e quindi la sostituzione è dovuta a quella. Ripeto, è un ragazzo che sta migliorando molto, per noi è un giocatore importantissimo. Poi certamente qualche volta sbaglia delle scelte, però è anche vero che ci sono delle volte che come si è procurato il rigore è andato nello spunto, quindi è logico che ogni tanto bisogna accettare anche queste cose. Poi sicuramente lui è consapevole che sotto certi aspetti deve migliorare, però secondo me è un ragazzo che sta facendo molto bene, per noi, ripeto, è un giocatore fondamentale. Martina Miglia, Cosenza Post, un'occasione certamente persa per come si era messa la partita, soprattutto nel finale del primo tempo. Fisicità del Frosinone che ha messo più volte in difficoltà i lupi, ma la difesa nuovamente ha dato prova di solidità. È l'unico dato positivo da portare a casa dopo questo pareggio? No, come ho detto, secondo me complessivamente io sono soddisfatto di questa gara, perché quello che dico sempre, cioè metterci tutto quello che abbiamo, non mollare, tenere botta, eccetera, questo i ragazzi l'hanno fatto, perché io considero, ripeto, il Frosinone una squadra che
a grande qualità, quindi devi fare una prestazione di livello per forza per fare risultato contro questa squadra. Abbiamo combattuto e oltre al fatto che i duelli comunque siamo stati all'altezza, secondo me, come ho detto prima, l'altro aspetto positivo è che nella gestione della palla oggi, soprattutto 50-60 minuti, abbiamo fatto meglio rispetto alle altre volte. Com'è? Sì. Ultima domanda, Fabio Mandato, parola di vita. Non crede che abbiamo tendenzialmente un baricentro troppo basso e non riusciamo ad attaccare in maniera accurata? Il baricentro, alcune volte, ripeto, oggi giocavamo contro una squadra che se gli offri grandi spazi, se gli offri profondità, è una squadra micidiale, e quindi diciamo abbiamo cercato di rimanere comunque compatti e di non cercare di non fargli sfruttare quelle che sono le loro migliori caratteristiche. Come ho detto prima, è una squadra che i migliori risultati li ha fatti fuori casa, proprio perché negli spazi è una squadra molto molto temibile. Quindi da un punto di vista tattico, la partita l'abbiamo anche preparata così, come chiaramente il primo tempo, perché poi ovviamente il secondo tempo sicuramente ci siamo abbassati, ma non per volere nostro, per le motivazioni di cui abbiamo detto prima. Poi in generale nel primo tempo, anche alcune volte quando ci abbassavamo, era perché non volevamo concedere profondità e spazi a degli attaccanti di questo tipo. Chiude Davide Franceschiello. Mister, per oggi era prevista la convocazione di Anderson, poi come mai non è stato convocato? Ma ancora non è al 100%, quindi ha ancora bisogno di lavorare, e speriamo che speriamo al più presto che possa essere convocato. Grazie a tutti, okay. Sia chi è in presenza e chi è a casa, grazie al mister.